Street Game, un'altra iniziativa dell'amministrazione cornetese. Di cosa si tratta? Street Game è un'iniziativa per portare lo sport in piazza, ovvero tutto lo sport cornetese viene portato in piazza Ponte Vecchio per fare provare tutti quelli che sono interessati a fare le varie attività. Le attività presenti sono il calcio, sono la pallavolo, del basket, del badminton, hockey, tennis, ping pong, tiro con l'arco e altre attività che più che altro danno una dimostrazione, un'esibizione tipo il parapendio, che adesso stanno volando con un campionato nazionale sul nostro cielo. Quanti bambini hanno partecipato oggi? Circa 300 bambini sono coinvolti in questa iniziativa, che è collegata anche a un giro premio, l'abbiamo chiamato Giro Sport, ovvero tutti i bambini che faranno almeno una 5 prove di attività potranno vincere l'estrazione dei premi. Quindi i premi abbiamo un lancio in parapendio, un corso fotografico ed altri premi minori. Torino 2015 è un avvenimento che Cornetto non poteva lasciarsi scappare, infatti è all'incirca da fine giugno che siamo dietro a un grosso progetto dell'assessore allo sport di Torino Stefano Gallo, un progetto che riguarderà tutto il mondo sportivo canavesano e piemontese. Un progetto che verrà presentato nel mese di febbraio e sarà diviso con varie attività, e sarà un'attività da svolgere come sport a livello generale e anche come sport a livello studentesco. Infatti noi come Cornier, insieme all'assessore allo sport di Vinovo e di Piossasco, saremo i promotori di una mini olimpiade scolastica che verrà svolta nel 2015. Dove le finali verranno fatte a Torino e le finali invece ci sarà anche una finale a livello nazionale che verrà svolta a Expo 2015 di Milano. Cornier impegnata attivamente per quanto concerne l'evento Clou di Torino 2015, capitale dello sport. Sì, come ha già detto il consigliere Pieruccini, abbiamo aderito all'invito dell'assessore allo sport del comune di Torino Stefano Gallo a partecipare in questi mesi a una serie di incontri in preparazione di questo importantissimo evento che si svolgerà nel 2015 e che farà sì che Torino sia e diventi la capitale europea dello sport, quindi sarà il centro delle attività sportive un po' di tutta Europa, e ci sono attività promozionali importanti che credo debbano promuovere anche il nostro territorio, anche proprio nell'ottica della città metropolitana. Importanti perché riusciremo probabilmente a dare anche uno spaccato di alcune attività che riusciamo a fare qui, quindi avremo delle attività, come ha detto prima Pieruccini, per i ragazzi, e cercheremo di organizzare delle mini olimpiadi insieme ad altri comuni. E poi la cosa importante che stiamo cercando di valorizzare è il parapendio, nel senso che noi qui abbiamo la possibilità di avere un luogo che da altre parti non hanno e che consente agli appassionati di questo sport di praticarlo. Col Comune di Torino stiamo cercando, e vedremo se riusciremo nei tempi utili, ad organizzare una gara internazionale proprio nell'ambito di Torino, capitale europea dello sport. Non è una cosa semplice, certo sarebbe un bel ritorno, anche perché questa iniziativa partirà e farà il giro di tutte le capitali d'Europa, e quindi verrà presentata in tutta Europa questa importante manifestazione.